Di Gappa French Montana, che a suo giro era un po' più ritardato del solito rispetto agli altri video. Ti vogliamo bene, French, se ci stai ascoltando. Ma adesso è arrivato il momento di presentare il nostro ospite, visto che la scena sta spingendo nuovi artisti. E uno di questi è proprio un mio amico con cui ho iniziato a far freestyle all'inizio. Stiamo parlando di Mr. Cimetti. Ciao Cima, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Come sei rigido in tele, cavolo? Visto? Più del normale. Ho un pochino freddo, eh? Ho un pochino freddo. Vabbè, dai, fa tanto freddo qui? No. Possiamo accendere i riscaldamenti per Cima. Come stai, frate? Bene, grazie. L'hai sentito il post track con Kaisley? Sì, l'ho sentita. Ma io so che tu hai fatto qualche post track un po' dirty, no? Sì. Tipo? È appena uscita, è una post track per la Time Stretch, okay. Si chiama Anthem. Ci sono 11 MCs. La Time Stretch sarebbe un progetto di produttori che ha appunto organizzato questo mixtape e poi ha fatto il video con la post track dove ci sono tutti i partecipanti al mixtape. Ah no, comunque io ho avuto modo di conoscerli, Biggie Paul. Esatto, bella grande, Biggie. Grande Time Stretch, io stretch, mi confondo stretch. Sempre. Comunque il tuo progetto che esce proprio oggi con l'Oniro Label è Murda Music. Esatto, perché sai che mi piace un casino come lo pronunci? Murda, hai Murda, dato l'idea. Non è Murda Music. No, esatto, ci sei arrivato solo tu, sì, okay. Sì. Veramente? Sì. Siamo a sti livelli. Tutti merda. E perché proprio il titolo Murda Music? Guarda, ho voluto chiamarlo così perché, come ben sai, molti si divertono a classificare il rap in underground e commerciale, no? Sì. C'è questa battaglia da sempre apocalittica. E io ho voluto chiamarlo così perché, diciamo che ho provato, poi mi diranno coloro che l'hanno ascoltato se ci sono riuscito, a mischiare appunto l'underground e il commerciale, ma sempre in base a quello che gli altri dicono, perché io non credo in underground e commerciale. Ho provato a mischiarlo, infatti nel mixtape ci sono pezzi un po' più old, altri pezzi che potrebbero essere fresh, e quindi diciamo ho provato a mischiare, l'ho chiamato appunto Murda Music, perché secondo me tu non puoi classificare un genere musicale dentro un altro genere musicale. Cioè tu non puoi chiamare rap commerciale, rap underground, che sia commerciale, esatto. Underground o cantipiato. L'importante che arrivi. Esatto, no, non che arrivi, l'importante è che comunque tu fai musica e che sia rap. Esatto. E come mai hai scelto proprio di farlo uscire con l'Oniro Label? Com'è nata la collaborazione con loro? Ma la collaborazione con loro è nata, innanzitutto io facendo freestyle comunque partecipavo molto alle loro serate che organizzavano e vinsi la London Battle a Leoncavallo e ebbi l'opportunità di conoscere appunto i gestori dell'Oniro Label. C'è stato diciamo un interesse reciproco e insomma ricevetti anche altre proposte, a sorpresa molte, ma comunque io ero già interessato all'inizio per Oniro, loro hanno contraccambiato l'interesse e diciamo è nata così, insomma. Perfetto. E all'interno del mixtape quali sono le basi che hai scelto? Penso ce ne siano alcune americane. Ma sì, le basi, ci sono delle basi comunque autoprodotte da Biggie Paul, David Hoover. E diciamo la base un po' più conosciuta che ho usato è Keep Moving On di Vinny Paz. Ok. Che è nel pezzo Vita di Città, che dovrebbe essere la 7, non sono sicuro. E quella diciamo che è la base un po' più conosciuta, le altre sono comunque rimasugli di YouTube. Ok, hai pescato un po' così, sì, esatto. al primo ascolto. Sì. Quali sono gli MC a cui guardi? Gli MC a cui guardo? Che stimi di più? Ma della scena italiana, Marrakesh e Mischilla. Mi è piaciuto l'ultimo album di Fibra, Guerra e Pace. Perfetto. E poi comunque le nuove leve della scena, comunque da Fedez a Salmo, a me piace un po' tutto, non sono uno che disprezza. Comunque se mi devo ascoltare tanto qualcuno mi ascolto molto Marrakesh. Perfetto. Insomma, Cima non disprezza niente, noi andiamo con un suo video. Vai. Siamo sempre qui in diretta The Flow, Big Up Cima non c'è. Cima, io ti vorrei chiedere, ma ci saranno dei video estratti da Murda Music? Penso di sì. Ok. Penso di sì. Ci stavo pensando, ma sì, penso proprio. Uscirà di sì. Sicuramente qualcosa. Sì. E per quanto riguarda i feat, ci puoi dire qualcosa? Ma i featuring presenti nel disco sono Nasty G, che è stato un onore per me averlo nel disco, perché è una persona che
cioè io mi ascoltavo le sue canzoni quando ero piccolino e comunque fa sempre piacere avere uno dei big che erano per te nel tuo mixtape di esordio. Poi c'è Nerone, bella, che saluto. Nerone. C'è Morbo, che è un mio caro amico. E poi ci sono io. Infatti, io ti volevo chiedere, so che all'interno del progetto c'è Cima feat Nicolas. Esatto. Nicolas, sì. Sei tu. Esattamente. Perché proprio questa idea? Ma guarda, c'è secondo te fra il personaggio, l'MC? Ma io penso, cioè, nel pezzo che ho fatto nel mixtape l'ho messa giù proprio come una lettera di due persone che si sono divise tempo fa, ma che quando erano insieme entrambe cercavano di arrivare allo stesso traguardo, ovvero comunque cercare di lasciare un segno. Nel frattempo qua accadono cose strane, scusate. Spiriti. Tutto a posto. No, appunto, l'ho messa giù molto come due persone che non si vedono da molto, ma che comunque cercavano, quando erano insieme, di raggiungere lo stesso traguardo. E si chiama Lettera a me stesso, il pezzo dove praticamente io da Nicolas scrivo a Cima, da Cima rispondo a Nicolas e nella terza strofa mischio i personaggi. Entrambi. Figata. Saremo a sentire. Giochini di pazzia da doppia personalità. Schizofrenia sul sì, beat. Esatto. Per quanto riguarda il mixtape, ok, ma stai lavorando anche a qualcosa di ufficiale, non so, un album? Sì, sono già partito coi nuovi lavori, che non è ancora un album, sarà un EP. Perfetto. E devo dire che cioè già adesso che sta prendendo vita sono già abbastanza soddisfatto di quello che è uscito e insomma gasato. Non vedo l'ora di farlo ascoltare come questo mixtape che fortunatamente è uscito oggi. Infatti si vede che è uscito oggi perché nevica. Vabbè che è uscito proprio oggi, adesso non è che voglio andare più là. Però sì, esatto. Tu hai anticipato un po' appunto questa cosa qui dell'EP, ma ci sai già dire quando potrà uscire? No, non ancora. I feat, i beat, niente. Zero, ok, Cima, no, top comunque, secret. Appunto, ne approfitto per dire che l'EP è uscito oggi, e l'EP, scusa, il mixtape è uscito oggi, è scaricabile da www.niro.it, lo trovate anche sulla mia pagina ufficiale di Facebook. Perfetto. Scaricatelo. Insomma, rimanete aggiornati, seguite Cima. E in futuro farai sempre roba un po' più legata, fra virgolette, alla strada o cercherai la hit per arrivare a più persone? Beh, ma io non ho mai fatto roba esclusivamente legata alla strada. Io sono uno di quelli che non segue un mood. Io comunque quando ho qualcosa da dire lo dico senza stare troppo a preoccuparmi se sia troppo crudo. Se sia troppo crudo, ok. Quando voglio di fare qualcosa lo faccio. Comunque l'EP sarà crudo, comunque sarà molto tipo pezzo alla The Beginning, sarà molto così. Ah, paura, bello crudo. Sì, perfetto. Esatto. E quali sono i dischi che ti stai ascoltando ultimamente, in questi giorni, quelli che ti stanno ispirando di più, anche gli artisti in generale? Guarda, come ho detto prima, Guerra e Pace di Fabri Fibra. Diciamo che è l'unico disco che sto ascoltando in questo periodo. E poi vabbè, a me Fibra è sempre piaciuto, quindi diciamo che in questo periodo sto ascoltando solo Guerra e Pace, ne sono rimasto soddisfatto. Perfetto, Guerra e Pace dentro noi, insomma. Esatto. Com'è che vedi la scena rap, hip hop milanese al momento? Guarda, te l'ho detto. Siamo un po' cresciuti assieme, però sì, com'è, esatto, che la vedi? Esatto. Guarda, te l'ho detto, a me, io sono uno che apprezza le persone che si mettono in gioco e che cioè che vanno avanti nel bene o nel male, li apprezzo. Io non sono uno a cui piace, cioè secondo me le persone che sono lì si meritano di essere lì, a parte vabbè nomi che ormai non si sentono più, però cioè secondo me non disprezzo niente, insomma. Perfetto. Insomma, oggi Cima non disprezza niente. Beh, manco solamente io a questo punto. E secondo te, sempre parlando un po' di scena milanese, c'è qualcosa che deve cambiare per far sì che diventi forte come quella romana? Perché comunque a Roma sono molto uniti. Sì. C'è questa... Beh, esatto, forse... Ma secondo me il vantaggio che può avere Roma su Milano è appunto l'unione che hanno loro, che... È vero. Che comunque sono molto, mi fratello, tu fratello, sono molto legati, ecco. A Milano vedo che ognuno pensa di più a fare le proprie cose che a farle insieme. Comunque, cioè, non so dirti chi è meglio, chi è non meglio. Io comunque mi ascolto rap di Roma, però mi ascolto più rap milanese, però non... Comunque figata anche questa cosa qui dei ragazzi, tra cui Nerone e altri artisti, Time Stretch, che hanno voluto...
ritornare al muretto facendo freestyle. Sì, una cosa... quella è stata una cosa molto bella, sì. Perfetto, allora, saluto Big Up Cima, scaricatevi Murda Music. La mix. Io ti saluto, frate, per me è come se ti vedessi ogni giorno più o meno, quindi scaricate Murda Music su Oniro, vedete già qui la copertina. Noi ci vediamo domani, però adesso andiamo con Backseat Freestyle. A domani. The Ciao flow. A tutti. Sei arrivato solo tu, sì, okay. Sì. Veramente? Sì. Siamo a questi livelli. Oh, tutti merda. E perché proprio il titolo Murda Music? Guarda, ho voluto chiamarlo così perché, come ben sai, molti si divertono. Big up a French Montana, che a sto giro era un po' più ritardato del solito rispetto agli altri video. Ti vogliamo bene, French, se ci stai ascoltando. Ma adesso è arrivato il momento di presentare il nostro ospite, visto che la scena sta spingendo nuovi artisti. E uno di questi è proprio un mio amico con cui ho iniziato a far freestyle all'inizio. Stiamo parlando di Mr. Cimetti. Ciao Cima, come stai? Sì. Tipo? È appena uscita, è una post track per la Time Stretch, okay. Si chiama Anthem. Ci sono 11 MCs. La Time Stretch sarebbe un progetto di produttori che ha appunto organizzato questo mixtape e poi ha fatto il video con la posse track dove ci sono tutti. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Come sei rigido in tele, cavolo? Hai visto? Cioè, ho un pochino freddo, eh? Vabbè, dai, qui. Fa tanto freddo qui? No. Possiamo accendere i riscaldamenti per Cima. Come stai, frate? Bene, grazie. L'hai sentito il posse track con Kingsley? Sì, l'ho sentita. Ma io so che tu hai fatto qualche posse track un po' dirty, no? Sì, partecipanti al mixtape. Ah, no, comunque li ho avuto modo di conoscerli, Biggie Paul. Esatto, bella grande, Biggie. Grande Time Scratch. Time Stretch, io stretch, mi confondo stretch. Sempre. Comunque il tuo progetto che esce proprio oggi con l'Oniro Label è Murda Music. Esatto. Sai che mi piace un casino come lo pronunci? Murda, hai dato l'idea. Non è Murda Music. No, esatto.